Siamo a Napoli, nella caotica Piazza Dante. Qui a due passi c'è Portalba, una delle vie più famose della città, famosa per le sue librerie e per i suoi libri. Proprio nell'era dell'ebook, dell'elettronica e degli ebook reader, qui nel cuore di Napoli c'è una delle piccole parti in cui il passato è stato preservato, dove il classico ha ancora un valore, l'odore dei libri, la polvere e soprattutto il rumore della carta. È appunto solo su bancarelle del genere che troviamo dei veri e propri romanzi gialli. Infatti il giallo, oggi libreria, ha lasciato spazio ad altri generi, i suoi sottogeneri, come il noir, il thriller e l'hard boiled. Questi generi presentano soltanto una componente aggiuntiva rispetto al giallo. Il noir, ad esempio, è un semplice giallo che viene visto dalla parte del cattivo, quindi una situazione difficile, una situazione a volte anche drammatica, che viene risolta con dell'azione e viene risolta non necessariamente grazie all'aiuto comunque delle forze dell'ordine. Il thriller invece è quello più vicino al giallo, spesso si presenta in presenza di un detective oppure di un poliziotto che cerca però con modi molto duri, con molta multazione di risolvere quello che prima comunque veniva risolto semplicemente soltanto grazie alla forza della mente nel romanzo giallo classico. L'hard boiled invece è la parte più nuda e più cruda, quella che più si allontana dal giallo, è un genere sì poliziesco, però che si incentra su storie di mafia, su storie comunque che presentano un'alta gamma, una vastissima gamma di azione, di sangue, di scene splatter e di scene molto molto forti, che vanno a volte a sconvolgere il lettore e anche ad oscurare quella che è la parte gialla, la parte psicologica del racconto. La collana Giallo Mondadori, dopo più di 80 anni dalla sua uscita, sembra essersi un po' abbandonata a se stessa, sembra aver gettato la spugna per quanto riguarda comunque il mercato editoriale. La sua assenza, quasi totale assenza dal web, dato che comunque è presente soltanto con un piccolo blog mal curato su internet, e le sue operazioni di marketing pari a zero segnano comunque quello che è il declino di questa collana, quella che è la morte un po' del genere giallo. Infatti non si è fatto nulla in questi anni per incentivare comunque i giovani alla lettura e il lettore medio comunque all'acquisto di questi volumi. Questo tipo di comportamento ha segnato negativamente quelle che comunque sono le entrate dell'azienda e quelle per quanto riguarda ovviamente questo tipo di collana e per quanto riguarda comunque l'immagine che si era fatta la collana negli anni. Negli anni si sono susseguiti comunque quelli che sono i gestori di questa collana, come Sandrone Tazzieri, Alan Altieri, tutti grandi scrittori che hanno trattato di giallo, almeno di noir, di thriller e generi comunque affini, e che comunque hanno dato nuova verve a questa collana che era già in parabola discendente. Ultimamente la gestione della collana dal 2010 c'è Maurizio Costanzo, il presentatore televisivo che prossimo alla pensione ha deciso di dedicarsi ai libri. Ovviamente questo ha scatenato una mini rivolta tra i fedelissimi della collana e questa mini rivolta è sfociata comunque sul web in una serie di insulti velati al nuovo gestore e comunque all'azienda che ha mal curato la collana. Però ci viene da dire, dato che Fabio Volo è stato invitato al Festival della Letteratura, non vedo perché Maurizio Costanzo non possa gestire il Giallo Mondadori.
abbiamo visto un po' cos'è il giallo oggi. Il giallo è stato come un Big Bang letterario, un'esplosione che poi ha creato tanti altri generi, ma che stranamente, al posto di diventare il sole della letteratura, è finito per essere un pianeta morto, per essere qualcosa di spento. Il noir, il thriller, l'hard boiled e tutti questi generi affini di cui abbiamo parlato e di cui parleremo anche poi nelle prossime puntate, nelle prossime uscite, le abbiamo viste sia nella collana Gialli e Mondadori, sia nella collana Segretissimo, anche nella collana fantascientifica Urania, tutte collane che adesso esistono, che ci sono, ma che restano un po' nascoste lì in edicola, senza uscire mai fuori. Sono scomparse dalla libreria e sono diventate un genere di nicchia, un qualcosa per pochi eletti. Oggi andiamo avanti insieme al marketing, insieme alle novità, insieme a questi generi che prendono nomi sempre più strani, crime, noir, thriller, black, eccetera, eccetera. Tutti generi che non sono altro che come le merendine, che vogliono avere il sapore comunque della torta della nonna, ma sono zeppe di additivi, zeppe di orpelli quasi inutili al fine stesso, che tentano di riprodurre qualcosa di grande, ma che lo fanno con grandissima, grandissima fatica, spesso sfociando in qualcosa che non è di qualità, che non è viva, un qualcosa di morto, un cartonato, senza psicologia, fatto solo di sesso, azione e violenza. Noi di Tuiello cercheremo comunque di portarvi indietro con gli anni e di farvi sentire il sapore della torta della nonna, così come l'era una volta. Sugar Pulp, perché il Nord-Est, la Bassa, la Grande Pianura Padana non sono più da oggi un paese per vecchi.